Io vi ricordo che siamo alla staffetta di lettura all'interno del Festival Biblico, il Festival Lettura 3 minuti con Cristina Toso, che ci legge un frammento del Siracide dal capitolo 7. Non fare il male, perché il male non ti prenda. Stai lontano dall'iniquità ed essa si allontanerà da te. Figlio, non seminare nei solchi dell'ingiustizia per non accoglierne 7 volte tanto. Non domandare al Signore il potere, né al re un posto d'onore. Non farti giusto davanti al Signore, né saggio davanti al re. Non cercare di divenire giudice se ti manca la forza di estirpare l'ingiustizia, perché temeresti di fronte al potente e getteresti una macchia sulla tua retta condotta. Non fare soprusi contro l'assemblea della città e non degradarti in mezzo al popolo. Non ti impigliare 2 volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito. Non dire: egli guarderà l'abbondanza dei miei doni e quando farò l'offerta al Dio Altissimo egli l'accetterà. Non essere incostante nella tua preghiera e non trascurare di fare elemosina. Non deridere un uomo dall'animo amareggiato, perché c'è chi umilia e innalza. Non seminare menzogne contro tuo fratello e non fare qualcosa di simile all'amico. Non ricorrere mai alla menzogna, è un'abitudine che non porta alcun bene. Non parlare troppo nell'assemblea degli anziani e non ripetere le parole della tua preghiera. Non disprezzare il lavoro faticoso, in particolare l'agricoltura che Dio ha istituito. Non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricordati che la collera divina non tarderà. Umiliati profondamente, perché il castigo dell'empio sono fuoco e vermi. Un governatore saggio educa il suo popolo. Il governo dell'uomo di senno è ordinato. Quale il governatore del popolo, tali i suoi ministri. Quale il capo di una città, tali tutti i suoi abitanti. Un re che non ha istruzione rovina il suo popolo. Una città prospera per il senno dei capi. Il governo del mondo è nelle mani del Signore, egli vi suscita l'uomo adatto al momento giusto. Il successo dell'uomo è nelle mani del Signore, ma sulla persona dello scriba egli pone la sua gloria. Non irritarti contro il tuo prossimo per un torto qualsiasi e non fare nulla in preda all'ira. Odiosa al Signore, agli uomini e la superbia, l'uno e gli altri hanno in odio l'ingiustizia. Il regno passa da un popolo a un altro a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze. Niente è più empio dell'uomo che ama il denaro, perché gli si vende anche l'anima. Perché mai si insuperbisce chi a terra è cenere? Anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti. Una lunga malattia si prende gioco del medico. Chi oggi è re, domani morirà. Quando l'uomo muore, eredita rettili, belve e vermi.